Cominciamo col dare una mano di fondo di un colore chiaro. Stavolta useremo per primo colore il bianco. Cerchiamo di dare le pennellate il più possibile regolari e nel senso del legno che vogliamo creare, perché così avremo un effetto legno un po' più veritiero. Diamo una prima mano del colore chiaro, il bianco, il colore più chiaro. Poi usiamo un colore intermedio, un grigio chiaro, diciamo grigio medio, grigio chiaro, grigio medio, grigio chiaro medio, e diamo sempre le pennellate nel senso lungo, in maniera che risultino parallele fra di loro. Per avere poi l'effetto del legno. Ultimo usiamo un colore scuro, così vi farò vedere il lavaggio chiaro come viene sul colore scuro. Ora per il lavaggio ci servirà della pittura a contrasto. Userò questo marrone molto liquido, si vede, per creare il lavaggio sul bianco. Quindi mi procurerò un pennello abbastanza largo e un panno in microfibra umido. Vado a passare il colore tenendo conto delle striature del legno. E copro tutto. Ovviamente, se lavoriamo su parti molto grandi, faremo i pezzi man mano. Questa è una tavola piccolina e quindi di conseguenza posso farlo tutto assieme. Prendo il pannetto, lo piego e inizio a tirar via il colore con movimenti leggerissimi. Vedete cosa succede? Dove il panno preme un po' di più, tirerà via più colore. Dove preme di meno, tira via meno colore. Vado avanti, giro il pannetto sul lato pulito e utilizzo anche solo un angolo per tirar via il colore.
Dove passa il panno pulito tirerà via più colore. Dove passa il panno più intriso già di colore, cioè dove è più sporco, lascia le strisce un po' più scure. Continuo fino a che non sono soddisfatta. Ovviamente non va tirato dritto, ma va fatto in maniera abbastanza irregolare per ricreare proprio l'effetto del legno. Questo effetto lo possiamo fare su una cucina, su un piano, su delle ante ed è molto carino. Vi voglio ricordare che se lasciate asciugare leggermente il colore, il lavaggio verrà più scuro, quindi le strisce si vedranno di più. Se lo togliete 30 secondi, un minuto dopo averlo steso, verrà un po' più delicato come il primo colore che abbiamo visto. Come il primo colore che abbiamo visto. Qui il contrasto ovviamente è minore, perché abbiamo lavorato con grigio su grigio. Volendo posso aggiungere delle venature sottili al pennello. Questo è l'effetto sul grigio. Ovviamente con il grigio e il bianco di lavaggio si avrà una cosa un po' più delicata. E questi sono i tre effetti finali: il bianco, il grigio con striature scure e il grigio scuro con striature chiare. Questo effetto potete, ripeto, usarlo per i piani, per le ante e per tutto ciò che la fantasia vi suggerisce. Al prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.